L'intelligenza artificiale e le sue applicazioni nel nostro quotidiano, questo è il tema del corso di studi in comunicazione digitale, mobile e social dell'Università di Parma. Luca Ponzi. Mi vedete? Benvenuti nel metaverso. Un giornalista e Giulia, la studentessa che deve essere intervistata. Si chiama il MetaMaster ed è la stanza virtuale, la gemella di un'aula che si trova all'interno del plesso Via d'Azeglio dell'Università di Parma. È quella in cui ci troviamo adesso. È la prima meta-aula universitaria d'Italia proposta all'interno del Mini Digital Festival di Parma, in cui si parla ovviamente di intelligenza artificiale. La letteratura ci dice che lezioni fatte in ambienti immersivi, poi chiamali metaversi, chiamali realtà virtuali, chiamali come vuoi, hanno una percentuale di retention delle informazioni molto più alta rispetto al vis-à-vis. Per 3 giorni docenti, scrittori e giornalisti hanno analizzato problemi e soprattutto prospettive di una novità a metà tra tecnologia e filosofia, destinata a modificare quasi tutto e da cui il corso in comunicazione digitale non può ovviamente prescindere. Si parlava di intelligenza artificiale come una cosa vaga a novembre dell'anno scorso, in 8 mesi è entrata nell'abitudine delle persone con tutte le problematiche connesse. Questo master in comunicazione digitale, mobile e social, che vuole formare persone che siano allenate per un futuro che è già adesso.